Ragazzi, eccoci qua tornati con Assassin's Creed Brotherhood. Mi fa strano perché sono abituato a dire due. Gennaio 1500, praticamente ci ha messo un mese per tornare a casa Ezio. Ed ecco, Monte Rigioni. E poi Minerva ha parlato del sole. E di un disastro avvenuto molto tempo fa. E di una... Nella villa che abbiamo restaurato con le nostre stesse mani. Allora non abbiamo di che preoccuparci. Sì. Forse il nostro lavoro è finito. Non sarebbe poi così male. Colori diversi. Ah, ma perché state... Oh. Abbiamo potenziato l'arsenale mentre eri via. Ah, adesso è usanza accogliere i visitatori a colpi di cannone? Chi è dov'è? Non solo i visitatori. Montare appena qualche giorno fa. I miei uomini si stanno ancora addestrando. Ma si riesce ad andare un pochino più veloce? Chiedo per un amico, eh. Beh, sì, più definita Monte Rigioni, più tutto. È più Monte Rigioni. Muoviti. Coglionazzo. Scusate, prendo il nome della missione che a volte ritorno a casa. Si può entrare dentro col cavallo? Oh, sì che si può. Qua c'è il mercante d'arte, il fabbro, tutte le cose restaurate. Ah, che ricordi. Ezio, fatemi vedere. Buongiorno. Salute, Mario. È bello essere a casa. Guardateli un po', quei due. Felice anno nuovo. Questo borgo diventa sempre più bello. Grazie a te. Che paghi e restauri. Fratello. Claudia. Fa piacere tornare a casa. E nostra madre? Sta bene. Avevo sentito dire che stavi tornando, ma sono lieta di vederlo coi miei occhi. La contessa di Forlì è qui per darti il benvenuto. No! Che fosse tanto famoso. Caterina. È qui. Beh, io ne approfitterei, Lo spagnolo è davvero morto. No. Stasera raduna gli altri nello studio. Non gli risponderei. Ti spiegherò tutto lì. Preparati, Ezio. Sarai bersagliato di domande. Claudia, di alla contessa che attendo con ansia di incontrarla questa sera. Eccola, Monte Rigioni restaurata. Questa è la villa. Che è chiusa. Fantastico. Ragazzi, ho avuto questa notizia che la villa è inesplorabile, praticamente, tranne questa parte qua, dove abbiamo finito praticamente la storia di Assassin's Creed 2, ma del resto, ragazzi, veramente la villa è chiusa al pubblico e anche al privato, perché evidentemente non vuole che ci andiamo. Sono sparite le statuette, sparito tutto, e ce ne faremo una ragione, ragazzi. Per il resto andiamo al prossimo ricordo, che saranno 3 di fila. Tutto quel che volete. E chi ha detto che non si può? Rispondevo al villano, scusate. Qua c'è la madre. È la madre, no? No, è la sorella. Chi cazzo è? Serve aiuto. È la villana, ok. Quanti fiori. Vostro marito è molto fortunato. Sono io la fortunata. Ci siete voi ad aiutarmi. Vediamo cosa posso fare. Prima potrei avervi dato un'impressione sbagliata. Ah sì? Non ho marito. I fiori sono per una festa. Questo Ezio è un invito nudo e crudo. Alla festa di compleanno di Claudia Auditore alla villa. Se vorrete aiutarmi ancora, ho bisogno di una persona di classe che mi accompagni. Cosa vi fa pensare che io abbia classe? L'ho capito appena vi ho visto. Nessuno qui può vantare un simile portamento. Lo stesso Ezio Auditore ne resterebbe impressionato. E sono io, Ezio Auditore. Sapete di Ezio? Ah, vuole che passiamo di là, ok. Bene, ma egli di rado le fa visita. A quanto ne so, tiene le distanze. Ma non è vero. Le ho tenute. Oh no, voi. La festa doveva essere una sorpresa.
Promettetemi di non dirlo a Claudia. Il mio silenzio. Muoviti! Devo andare di là per forza. Sarò lieto di valutarle appena arrivate. Che contropartita usiamo allora? Porcellino. E ora, a proposito del mio silenzio. Un'idea ce l'avrei. Ma c'è una condizione. Qualsiasi cosa. Dovrete aspettare fino a domani. No! Se la cosa vi fa piacere, non sarò io ad oppormi. L'attesa sarà valsa la pena. Fidatevi di me. Il problema è che non sarà Ezio a dire di no. Ma sta stronza, la faccia era quella. Ma come si chiamava il ricordo, però? Che palle. Fatemi un attimo vedere come si chiamava il ricordo. Gli ho scritto un cazzo. Libera uscita. No, non li scrive, ragazzi.